Allora, innanzitutto, la mia prima domanda, visto che ne abbiamo ricevute moltissime, arriva dai nostri lettori e da alcuni giornalisti che ci hanno scritto. Allora, Claudia Vago fa la seguente domanda. Mi piacerebbe che Deborah Serracchiani forse dicesse qualcosa sugli Occupy, su cosa pensa di questo movimento e in generale di questa spinta a riappropriarsi della politica, al di là dei partiti, uscire dal meccanismo della delega che si vede in giro per il mondo negli ultimi mesi. Sì, beh, credo francamente che si debba prestare molta attenzione a questi movimenti perché torna l'impegno sociale, scelte che riguardano i cittadini, tra l'altro su temi importanti che riguardano non soltanto l'Europa ma il mondo intero e che riguardano ad esempio la finanza, scelte politiche che vengono fatte rispetto alla tutela delle banche piuttosto che delle assicurazioni, piuttosto che ad un impegno nella tutela sociale. Credo che i cittadini debbano partecipare in prima persona, fanno bene ad impegnarsi. Io da politico vorrei che la politica li aiutasse, fosse accanto a loro e in qualche modo riuscisse a dare quelle risposte che loro, alle domande che loro fanno. Non condivido tutte le posizioni, ad esempio anche per un mio modo di come dire, ritenermi responsabile. Quando mi viene detto che il debito non è mio e non devo pagarlo, è vero, cioè non ho magari aiutato a che ci fosse in Italia quel debito, ma credo che sia carico mio anche cercare di rendere più efficiente e migliore questo stato, anche occupandomi di un debito che magari ho solo ereditato. Chiarissimo. Allora, invece la seconda domanda, che è di Vittorio Pasteris del Fatto Quotidiano, è: che cosa pensi di Matteo Renzi? Ma Matteo, dico una cosa scontata quando dico che è una risorsa per il Partito Democratico, è un amministratore, tra l'altro in una città importante del nostro paese, credo che abbia posto l'accento su un tema importante come quello del rinnovamento della classe politica, della classe dirigente di questo paese. Alcune sue idee le condivido, su altre mi confronto perché magari non sono idee che mi convincono, però fa parte del mio partito e credo che nel partito ci si debba confrontare sulle idee, non sui cognomi o sulle persone. Per cui, come dire, alcune idee che ho sentito da Matteo, ripeto, non mi convincono né le condivido, però mi confronto su altre. C'è una, la pensiamo allo stesso modo, penso al consumo di suolo, ad esempio, e al fatto che bisogna tenerci caro questo ambiente, soprattutto per quelli a cui vogliamo lasciarlo, e quindi investire, ad esempio, nel risparmio energetico. Non mi convince l'idea di una sorta di amnistia per i politici, così come, ad esempio, non mi convincono alcune sue parole rispetto alle relazioni sindacali in questo paese, oppure al modo con cui va rigovernata e ripensata la pubblica amministrazione. Ma ripeto, è un iscritto al mio partito con il quale mi confronto, è un amministratore importante del mio partito e quindi apprezzo tutte le idee buone che possono venire dal confronto. Scusami, Deborah, ma c'è un telefono lì per caso che sta squillando? No, Ok. Oh. no, anzi allontano magari il cellulare perché non vorrei che dia fastidio. Ok. Ok, perfetto. Allora, un'altra domanda di Vittorio invece è che cosa pensi di Beppe Grillo? Ma io ho già avuto modo di dirlo a suo tempo, insomma, anche qui alcuni metodi, alcuni modi non mi piacciono, ma non è soltanto una questione di forma, naturalmente. Io credo che molte delle questioni che lui pone siano importanti, è stato tra i primi, ad esempio, a parlare del cortocircuito che c'era tra la società, le banche, la finanza, prima ancora che magari ce ne accorgessimo tutti, per cui credo che il suo impegno sia un impegno fondamentale, credo però anche, e non condivido alcune sue posizioni portate magari all'estremo, credo però che il mio partito, io, dobbiamo imparare a interloquire con l'elettorato di Beppe Grillo, insomma, anche perché molte delle questioni che lui pone, molte delle questioni che quell'elettorato solleva sono questioni sulle quali assolutamente concordiamo, la lotta alla corruzione, alla legalità, il no al consumo del suolo, il rispetto dell'ambiente, piuttosto che la necessità che ci sia un'etica della politica rinnovata e quindi anche che si scelgano dei candidati che non abbiano problemi o altro, insomma, credo che siano questioni sulle quali il Partito Democratico deve starci.
Quindi non lo considero responsabile delle sconfitte del centro-sinistra. Se il centro-sinistra perde è colpa sua, insomma, deve interrogarsi perché non riesce a parlare a quell'elettorato. Hai mai pensato di promuovere una scissione nel PD? No, ci hanno già pensato in tanti. D'accordo. Allora, Dino Amendoni, invece, sempre giornalista e blogger per il Fatto Quotidiano, chiede se vedi qualche donna in lizza per le primarie del PD e se sì, quando? Ma io onestamente mi sto preoccupando molto poco delle primarie del PD perché credo che le priorità siano altre, onestamente. E credo che però in un partito che voglia rappresentare la società debbano esserci in ruoli decisionali importanti anche le donne, per cui mi aspetto che quando il partito farà, con i tempi che dovrà fare, scelte congressuali o scelte anche di governo, guardi con particolare attenzione a quella metà del cielo che sono le donne. Dino prosegue dicendo, e poi quando pensi realisticamente che Berlusconi mollerà? Ma guarda, io sono cresciuta come molti di noi un po' con l'idea dell'immortalità di quest'individuo. Io francamente, almeno quella politica, insomma, credo che il declino sia sotto gli occhi di tutti. Purtroppo, per una incapacità di occuparsi delle proprie questioni personali, al posto di quelle del paese, sta trascinando anche questo paese in questo declino. Mi auguro che finisca presto, insomma, ecco, dico una cosa scontata. Abbiamo bisogno di un cambiamento, abbiamo bisogno di una nuova credibilità e quindi abbiamo bisogno di facce nuove e di un governo diverso. Un'altra domanda di Antonio Pavolini questa volta. Non pensi che in questo momento il tema della visibilità stia drogando il dibattito all'interno del PD a scapito dei contenuti veri? Non è che per caso le logiche di comunicazione imposte dal berlusconismo si stanno impossessando anche della discussione interna al PD? Comunicare la politica non è una cosa semplice. Io mi interrogo infatti quando parliamo delle nostre proposte e quanto riusciamo a farci capire. Insomma, il Partito Democratico è pieno di proposte, ma spesso capita anche a me nei circoli, quando mi confronto con persone, con militanti che stanno attenti alla politica e mi dicono: ma non capiamo fino in fondo le proposte del PD. Questo significa che comunicare la politica non è semplice, che quindi dobbiamo attrarre l'attenzione delle persone e poi aiutarle in qualche modo ad approfondire. Questo significa che va fatto un investimento nel modo di comunicare diverso, più diretto, anche perché i tempi sono tali per cui le persone non hanno più la voglia a volte di fermarsi un attimo e riflettere, no? Per cui credo che il lavoro che dobbiamo fare nella comunicazione politica è investire tanto, ad esempio, nella rete, in nuove forme di comunicazione. E cercare però di mantenere forte il contatto con il territorio e con le persone, quindi io credo che i nostri dirigenti del Partito Democratico debbano girare veramente come trottole sul territorio, anche perché l'incontro personale, la discussione viso a viso può aiutare anche la comprensione. E naturalmente è chiaro che in una società che cambia così velocemente, anche la comunicazione è veloce, e questo un po' è l'eredità anche di un modo di fare comunicazione di questi ultimi 2 decenni di televisione. A proposito di questo, c'è un'altra domanda dei nostri lettori, che è la seguente. Ottima presenza in internet, anche se il mezzo social non è solo di divulgazione e qualche volta sarebbe meglio dedicarsi a rispondere interagendo con l'utenza. Pensi che il futuro anche del coinvolgimento sia attraverso la rete, i social network, rispondendo e prendendo appunti sulle critiche o proposte che ne possono venire suggerite? Io cerco di prestare la massima attenzione. È vero che a volte bisognerebbe fare una comunicazione non solo unilaterale, ma entrare in contatto anche con delle risposte. Un po' i tempi complicano tutto questo, però credo che il futuro stia anche in questa forma di comunicazione, soprattutto il futuro della comunicazione politica. Tra l'altro l'Italia in questo senso è indietro rispetto a naturalmente l'America, ma anche il Nord Europa. Pensate anche ai pirati, che sono una nuova forza politica già presente in Svezia e particolarmente adesso forte anche nelle ultime elezioni a Berlino. È un modo diverso di comunicare, di creare interesse in quel momento in cui una persona ha tempo per stare in rete e quel tempo lì magari lo impiega per fare un approfondimento politico. Quindi, insomma, il futuro deve necessariamente passare per la rete, almeno per il futuro politico.
Riguardo allo stato della politica attuale, voi avete mosso un lato giovane del PD, Renzi ne muove un altro. Non sarebbe meglio mettersi in testa che le divisioni non portano nulla di buono? Non saranno troppe le voci a cantare? Ma la divisione non è mai positiva, soprattutto se è la divisione delle persone e mai delle idee. Torno a dire quello che dicevo prima, insomma, un grande partito si può dividere sui contenuti politici, anzi deve dividersi per discutere in modo più approfondito e trovare la sintesi, quella vera, che rappresenti la società più ampia. Purtroppo noi a volte facciamo l'errore di continuare a dividerci per provenienze, per storie e per cognomi. Abbiamo bisogno di una maturità diversa e non vogliamo sicuramente, come dire, mettere contro i giovani e quelli meno giovani, però vogliamo porre un problema che è un problema tutto italiano o particolarmente accentuato in Italia. Ci sono pezzi di generazione che non partecipano ad alcuna scelta decisionale. Questo succede in politica, ma succede nel paese e vorremmo che, insomma, tutta la società venisse rappresentata. Chiarissimo. Un'altra domanda dei nostri lettori. Debora, credo che tu possieda tutte le caratteristiche per rappresentare questo paese. Non pensi sia arrivato il momento di dare agli italiani la possibilità di avere un punto di riferimento concreto, capace, che possa essere la giusta combinazione di ciò che è stato il nostro passato, ma anche di ciò che sarà il nostro futuro? Sottoscrivo, ci stiamo lavorando. Ok. Allora, proseguo rapidamente con le ultime domande arrivate dai lettori. Vorrei chiedere alla Serracchiani quali siano le sue proposte concrete per quanto riguarda il futuro lavorativo dei giovani. Allora, sicuramente non si migliora il futuro lavorativo dei giovani intervenendo sul modo con cui si esce dal mercato del lavoro. Noi il problema ce l'abbiamo all'ingresso. Quindi rivedere il mercato del lavoro significa prima di tutto che rivediamo le forme contrattuali che ci sono in questo paese, che sono troppe e che vengono mal utilizzate. Quindi il problema non sono gli strumenti, come ad esempio lo stage, che funziona in molti paesi europei, da noi non funziona perché si è trasformato più che come contratto che serve per far incontrare il mondo del lavoro col mondo del sapere, è diventato un normale contratto a tempo determinato, col vantaggio che posso anche non pagare la persona che lavora. Nessuno controlla l'uso degli strumenti, per esempio lo stage, quindi maggiore controllo. Semplificazione delle norme, delle forme contrattuali, l'idea per esempio che ci sia un contratto unico che vale per tutti a tempo indeterminato fin dall'inizio, oltre a creare delle condizioni sociali migliori anche di prospettiva, naturalmente serve anche per mettere tutti sullo stesso piano nel momento in cui si inizia nel mercato, si entra nel mercato del lavoro e poi far crescere questo contratto nei diritti, nella capacità di lavoro, nell'anzianità di servizio, eccetera, man mano che cresce il rapporto professionale. Bisogna far pagare di più il contratto di tipo precario rispetto al contratto di lavoro ordinario. Se io uso una persona per poco tempo perché è particolarmente specializzata o perché invece mi serve per delle mansioni ordinarie, devo pagarlo di più di quello sul quale invece investo anche l'informazione che intendo tenermi in azienda. Per cui questa è un'altra regola importante di buon senso che dobbiamo inserire e poi dobbiamo anche migliorare tutto il sistema degli ammortizzatori sociali che ci eviterebbe di classificare tra privilegiati e non privilegiati, tra garantiti e non garantiti il nostro mercato del lavoro. E poi incentivare le assunzioni dei giovani, lo si fa facendo pagare di meno alle aziende, ad esempio, i contributi previdenziali e in più cercando di incentivare la formazione, che deve essere una formazione che dura durante tutta la vita del lavoratore, a cominciare da un investimento profondo da fare sulla formazione professionale dei più giovani. Alcune idee, ma ce ne sono anche diverse, insomma, io partirei da lì, però, da dove si entra nel mercato del lavoro, riforma il mercato del lavoro, ammortizzatori sociali, incentivi e far costare di più il contratto di precariato.